Il vescovo Giovanni ha la croce in mano pronta per la Via Crucis del Venerdì Santo intorno all'ospedale. Cediamo la linea al Santo Stefano per vivere insieme questo momento che ricorda la passione di Cristo proprio dove si svolge in queste ore, in questi giorni, la passione di tanti nostri concittadini. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi, il Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Gesù, morendo sulla croce, ci ha salvati. Per noi ha patito ed è morto. Dalla croce è scaturito un torrente di misericordia e offre a noi tutti il dono di essere salvati, perdonati. Con questo cammino non solo facciamo memoria della passione di Cristo, ma vogliamo essere vicini ad ogni storia di passione, qui nell'ospedale, nelle case di cura, nelle strutture di accoglienza e nelle nostre case. Signore Gesù, tu sei sguardo che accoglie, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, tu sei mano che solleva e accompagna, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, tu sei parola di conforto e abbraccio di tenerezza, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Con la tua santa croce hai redento il mondo. Si ferma qui così, benissimo. Prima stazione, l'Eucarestia e il tradimento di Giuda. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Venuta la sera, egli giunse con i dodici. Ora, mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: In verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: Sono forse io? Ed egli disse loro: Uno dei dodici, colui che intinge con me nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Bene per quell'uomo se non fosse mai nato. Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: Prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse: Questo è il mio sangue. Il sangue dell'alleanza versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite
fino al giorno in cui lo berrò di nuovo nel regno di Dio. Se avessimo continuato la lettura di questo racconto, avremmo trovato immediatamente dopo questo brano che abbiamo ascoltato la previsione che Gesù fa del rinnegamento di Pietro. Gli evangelisti hanno inteso incastrare l'Eucaristia tra un tradimento e un rinnegamento, volendo dire con questo che il dono dell'Eucaristia non è per i santi, non è per le persone brave e buone, è per tutti, che questo dono è senza misura e senza limiti alcuno. Tante volte mi sono divertito con i ragazzi a chiedere: ma saresti capace di fare il dono a uno che ti pugnala alle spalle? Ricevendo sempre la stessa risposta: assolutamente no. Allora il messaggio del Vangelo è chiarissimo. Gesù ha dato tutto se stesso, tutta la sua vita, non in favore dei santi ma dei traditori, consapevoli che questo dono non sarebbe stato capito e che anzi a un certo momento sarebbe stato calpestato. Ma questo era importante perché si capisse che nessuno era tagliato fuori da questo dono. Portiamo a tutti questa bella notizia. Il Vescovo commenta le stazioni. Padre Santo, noi siamo tuoi figli e tutti fratelli. Conosciamo il tuo amore per ciascuno di noi e per tutta l'umanità. Aiutaci a rimanere nella tua luce, per crescere nell'amore vicendevole e a farci prossimi di chi soffre nel corpo e nello spirito. Gesù, figlio amato, vero uomo e vero Dio, tu sei il nostro unico maestro. Insegnaci a camminare nella speranza. Donaci, anche nella malattia, di imparare da te ad accogliere le fragilità della vita. Concedi pace alle nostre paure e conforto alle nostre sofferenze. Spirito consolatore, i tuoi frutti sono pace, mitezza e benevolenza. Dona sollievo all'umanità, afflitta dalla pandemia e da ogni altra malattia. Cura con il tuo amore le relazioni ferite. Donaci il perdono reciproco. Converti i nostri cuori e le nostre azioni affinché sappiamo prenderci cura totalmente gli uni degli altri, nel corpo e nello spirito. Maria, testimone della speranza presso la croce, madre del sacro cingolo, prega per noi. Fulvio, prendi la croce. La croce. Prendi la croce. Sì, prendi la croce. E la porta la posta. Accanto al vescovo, il cappellano dell'ospedale, don Carlo Bergamaschi, il collaboratore, don Giovanni Santa Colorado, e gli altri volontari e operatori della cappellania dell'ospedale. Ed ecco, vediamo che la croce si avvia verso un'altra stazione di questa specialissima Via Crucis. Il silenzio avvolge questo gesto, i malati, tutti quelli di Covid in modo particolare, sono all'interno, quasi come se fossero delle barriere impenetrabili, queste pareti che vediamo sullo sfondo, e la parola del Vescovo cerca proprio con il gesto della Via Crucis di penetrare in queste barriere.
Seconda stazione. Gesù è dinanzi a Pilato. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Marco. Al mattino i sommi sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù. Lo condussero e lo consegnarono a Pilato. Allora Pilato prese a interrogarlo: «Sei tu il re dei Giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici». I sommi sacerdoti frattanto gli muovevano molte accuse. Pilato lo interrogò di nuovo: «Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano». Ma Gesù non rispose più nulla, sicché Pilato ne restò meravigliato. L'atteggiamento di Pilato ha fatto scuola. Quante volte semplici persone, oppure uomini di potere, oggi come ieri, hanno adottato la tattica di lavarsi le mani, di lavarsene le mani, di girarsi dall'altra parte, di far finta di non vedere. È diventato addirittura un modo comune di dire che cerca di ammantarsi di perbenismo. Io faccio gli affari miei, salvo la mia pelle, il mio interesse. Gesù ci ha insegnato con la vita ed anche con la passione che tutto gli sta a cuore, che la sofferenza, la povera sofferenza di ogni uomo, piccolo o grande che sia, è cara a lui. Chiediamogli di liberarci dall'indifferenza e dalle mani lavate, ma sempre complici. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Signore, aiutaci a curare i pazienti con compassione e ad avere particolare attenzione ai più deboli, ai più dimenticati ed esclusi, a non volgere mai lo sguardo dall'altra parte, soprattutto quando ci sono situazioni di ingiustizia sociale e familiare. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, dacci la forza per aiutare gli sfiduciati, i deboli, i depressi, gli angosciati, gli abbandonati, perché coloro che sono stanchi delle prove della vita non siano travolti dallo sconforto. Fa che sappiamo infondere speranza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, aiutaci a soccorrere con competenza e diligenza professionale le vittime delle violenze psicologiche e fisiche. Fa che abbiamo la dedizione che deve essere timbro del medico cattolico, sganciato dall'automatismo professionale. Ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, dacci la capacità di impegnarci ad assistere con amore i malati che ci troviamo di fronte, siano essi moribondi, anziani non considerati da nessuno o terminali. Fa che non ci assalga l'indifferenza, ma consideriamo ogni persona portatrice di una dignità che non le regaliamo noi, ma le è propria, dal concepimento fino alla morte naturale. Ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo. O Signore, sei stato condannato per esserti presentato come re del nuovo popolo di Dio. Donaci il coraggio di essere tuoi testimoni nel mondo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Ecco, la croce si avvia ad una nuova stazione intorno al nostro ospedale Santo Stefano. Sono immagini che conservano tutta la loro suggestione, le rivediamo dopo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Madre, devo il fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. La croce gira intorno all'ospedale Santo Stefano. Ricordiamo che in questo momento la nostra provincia è quella che ha il tasso più alto in Italia di incidenza della pandemia, quindi il virus sta battendo davvero duro, con gravità, come gli operatori sanitari ci testimoniano e come anche noi quotidianamente raccontiamo nei nostri spazi informativi. Dottore, la via, ecco sì. Mettiti dietro il vaso di fiori, dietro il vaso di fiori. Eccellenza, si mette. Terza stazione. Simone di Cirene che aiuta Gesù a portare la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Giovanni. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato». Quando Gesù ha voluto tracciare l'identikit della prossimità, dell'amore fraterno, è ricorso all'immagine del samaritano. Chi è il samaritano? È l'estraneo, anzi è lo straniero, che di fronte però alla necessità dell'uomo si ferma, si china su di lui, si prende cura di lui e non solo sul momento, ma si preoccupa di portarlo laddove riceverà quelle cure di cui ha bisogno. Quanti buon samaritani ci sono oggi, quanti cirenei, colori diversi delle tenute, ma identica è la passione per l'uomo. È la passione dell'uomo che non è più autosufficiente, che ha bisogno, che si affida al tratto umano di qualcuno per poter uscire dalle situazioni difficili. È un esempio, è un modello che ci deve, come dire, aiutare a ritrovare quella dimensione e quella potenzialità che è in tutti noi, cioè quella di essere davvero di sostegno, di aiuto, di permettere agli altri di rialzarsi. Chiediamo al Signore, proprio per intercessione di tanti cirenei, di essere capaci anche noi di sostegno, di aiuto. Ripetiamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Signore, oggi tu ci affidi il tuo amore. Ci hai insegnato che l'amore più grande è dare la vita per gli altri. Aiutaci ad incontrare la sofferenza con coraggio, con la misericordia, mettendo in gioco il cuore. Ad uno sguardo impaurito, sofferente, possiamo rispondere con generosità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore.
La divisa che portiamo è espressione di solidarietà, di vicinanza alla sofferenza per la nostra città di Prato, per l'Italia e per il mondo. Fa che possiamo continuare questa storia divenendo sempre più strumenti semplici, generosi di amore e di speranza per l'umanità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Apri le nostre menti, il nostro impegno quotidiano per sapere valorizzare l'unicità di ogni persona, con la sua storia, con la sua cultura e con il suo credo. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. A tutte le associazioni di volontariato come le nostre, stanno a cuore i giovani. Trovino sul loro cammino, attraverso il nostro esempio, una proposta seria, valida e l'opportunità di spendere al meglio i talenti che a tutti noi hai donato. Non siano indifferenti al bisogno delle varie necessità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo. Preghiamo. Signore, tendiamo sempre ad evitare la nostra croce e quella degli altri per paura. Metti accanto a noi qualcuno che ci aiuti a portare la nostra croce e rendici capaci di farci carico dei pesi dei nostri fratelli, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ed ecco, vediamo che le associazioni di volontariato hanno partecipato a questa stazione della Via Crucis e un operatore porta in questo momento la croce. Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ed ora la Via Crucis fa sosta nei pressi del pronto soccorso, se non sbaglio, proprio la porta d'ingresso dell'emergenza della nostra città, dell'ospedale, attraverso la porta dell'ospedale. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Redentore del mondo. Sì. Dal Vangelo di Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. Credo che in natura non conosciamo niente che sia paragonabile per forza, tenacia, coraggio e potere dell'amore di una madre. Eppure Maria, come tante madri, ha sperimentato l'impotenza, un amore che vede, che vorrebbe muoversi, vorrebbe prendere su di sé la sofferenza, il peso della croce e della sofferenza del figlio, della prova, ma non può, non riesce.
Ho pensato tante volte a quante persone, anche dentro a questo ospedale, si sono trovate davanti a prove, croci più grandi del loro amore di padri, madri, sposi, figli, amici, senza possibilità, senza parole. Dobbiamo ricordare in questi frangenti quello che Gesù dice non solo con le parole ma con la sua vita. Non ti preoccupare, ci sono io con te, lo porto io il peso. Tu non puoi far nulla, fidati di me, io posso tutto. Quello che sopporto è anche per te, è anche la tua parte. Infondiamo questa speranza a coloro che a volte sembrano sopraffatti dalla croce. Ripetiamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per tutta l'umanità bisognosa di salvezza, che possa trovare aiuti concreti per vivere, che Cristo sulla croce per noi possa illuminarci della fede cristiana. Maria, ai piedi di questa croce ci dai l'esempio, la speranza, come madri e padri che nel lutto dei propri figli hanno trovato la dignità, e nella fede cristiana una luce che ci guida come un faro di speranza divina. Grazie Maria, Madre Santissima, prega per noi, prega insieme a noi tuo figlio Gesù. Amen. Ascoltaci, o Signore. Maria, Madre Santa, aiuta tutti i genitori che come te sono ai piedi della croce e piangono il loro figlio, a non vedere solo il buio della morte, ma anche la luce della risurrezione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo. O Maria, Madre di Gesù e nostra, aiutaci ad accogliere il progetto di Dio su di noi. Ricordaci che appartenere a Cristo significa appartenere anche alla sua Chiesa. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Sono state dettate le preghiere da alcune madri dell'associazione Figli in Cielo, che raccoglie i genitori che Padre hanno perso figli prematuramente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E la croce si muove ancora intorno al nosocomio, ha oltrepassato l'accesso del pronto soccorso, Maria, piena come di vediamo. Grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Aspetta, vai. Falla passare. Vieni su, perfetto. Yeah. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
segui me. Ed ecco, vediamo la croce che si muove intorno al primo parcheggio. Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Il parcheggio degli operatori sanitari per raggiungere poi l'ingresso del nosocomio. Piccolo gruppo di medici, operatori sanitari, volontari, segue la croce con il vescovo, vediamo che ci sono numerosi fotografi, giornalisti, oltre ai nostri operatori, per un evento davvero significativo ancora nel giorno proprio della croce e della morte di Cristo. Solo il vescovo e l'altro sacerdote, così Gatte sta fermo. Ed ecco che la croce si ferma per un'altra stazione. Solo alcune di quelle tradizionali sono state scelte per ripercorrere la via del Calvario. Appoggiala giù, così sei più. Quinta stazione, la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Marco. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero e l'iscrizione con il motivo della condanna diceva «Il re dei giudei». Con lui crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. Nel Vangelo di Giovanni troviamo l'espressione «avendo amato i suoi che erano nel mondo». Li amò sino alla fine, dove la parola fine sta per fino in fondo, dando tutto. Questa è la grande risorsa dell'uomo. Non ci sono solo le nostre piccole forze, anche i nostri errori, ma c'è sempre un amore che ci viene incontro, si offre a noi, paga per noi il prezzo del nostro riscatto. Cosa avremmo potuto raggiungere con le nostre sole forze umane? Niente, come sarà evidente da lì a poco per il ladrone definito buono. Con Gesù tutto è possibile, la croce apre sempre orizzonti nuovi. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i malati affetti dal coronavirus, che vivono la dura esperienza dell'isolamento, della paura e della sofferenza, perché il Signore li conforti e li sostenga in questa terribile prova, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che sono morti a causa di questa terribile pandemia, perché Dio li accolga nel cielo, dove non ci sarà più malattia, né lutto, né dolore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per tutti coloro che hanno superato il Covid-19. La loro sofferenza venga offerta per tutte le vittime della pandemia e per tutti coloro che vivono ancora questo momento difficile.
Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che hanno perso un proprio familiare a causa del coronavirus, perché trovino la consolazione, la forza e la speranza di saperli nell'abbraccio di Gesù. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo, Gesù, che ti sei offerto sulla croce, nudo e povero, per amore nostro. Dacci il tuo perdono per tutti i nostri peccati e per l'uso sbagliato dei tuoi doni. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La testimonianza suggestiva di alcuni malati di Padre Covid nostro, che sei sono nei cieli, guariti negli ultimi tempi. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Come abbiamo sentito dalle invocazioni, vogliamo pregare per tutte le persone che sono morte, per la pandemia, che sono morte qui nell'ospedale, nelle nostre case, nelle diverse strutture. L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ed ecco, dopo la preghiera per i defunti del Covid, tanti anche nel nostro ospedale Santo Stefano, la croce muove ancora. La Via Crucis, la via che vuole ripercorrere i passi di Gesù sul Calvario. Ed ecco una nuova stazione. Sesta stazione. Cristo muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: Eloi, Eloi, Yema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: Ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere dicendo: Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. In questo buio citato nel Vangelo ci sono rappresentati tutte le tenebre dell'uomo, di oggi e di sempre e di tutti i tipi: l'incertezza, la paura, la miseria, la precarietà della vita. Proviamo a immaginare anche le grandi tragedie dello scorso secolo, i drammi odierni, la trasmigrazione di gente che non ha nulla, dove l'uomo smarrisce se stesso e a volte anche il senso della misura. Ad una ingiusta morte e spesso anche a ingiuste vite, Cristo risponde con la sua solidarietà nel dolore ed anche con un perdono
che raggiunge tutti e riscatta tutti e copre tutto il male. Affidiamo quanti brancolano nel buio, quanti temono il futuro, il destino che li attende, a Cristo, perché in Lui trovino consolazione, pace e speranza. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Per tutti gli operatori sanitari che assistono i malati in ospedale, affinché possano supportarli nei momenti di sofferenza e della fase acuta nella fase terminale della malattia. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i malati e le loro famiglie, affinché possano trovare conforto e speranza insieme agli operatori sanitari. Ascoltaci. Ascoltaci, o Signore. Per tutti gli operatori sanitari che assistono le persone malate e le loro famiglie a domicilio e nelle strutture territoriali, affinché possano accompagnarli nel loro percorso di cura. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo. Signore, il nostro distintivo è la Tua croce, fa che la portiamo con coerenza e con impegno. Rendici capaci di partecipare alla Tua passione quando soffriamo per vivere secondo il Vangelo, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti. Come e anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Madre, devoi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. C'è la viola, piano. Qui, gira qui. Gira qui. Vai sotto il portico. La croce è giunta di fronte all'ingresso del Santo Stefano. Ha completato il giro quasi in un abbraccio simbolico di tutti i malati, di tutti gli operatori sanitari, di tutti coloro che si trovano ogni giorno a combattere questa battaglia contro il virus, ma vogliamo ricordare anche tutti gli altri malati, perché comunque l'ospedale, almeno per le urgenze, per le patologie più gravi, continua per fortuna a erogare i propri servizi. Settima stazione. Gesù risorge da morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua sacra croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Marco. Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono.
Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Quante volte in quest'anno ho raccolto confidenze di persone che avevano visto sparire, per così dire, il proprio congiunto. Si era iniziato con un semplice malessere, poi il ricovero e poi questo lungo silenzio che si è concluso senza un saluto, senza un funerale, senza un riconoscimento. La morte ha anche questi risvolti tragici e in questo anno soprattutto il Covid ha imposto anche non solo il vivere, il soffrire, il morire, ma anche l'andarsene in senso proprio. La novità che noi ora in questa stazione abbiamo contemplato, nessuno, neppure dei personaggi del Vangelo che amava Gesù, l'aveva anche pur minimamente né contemplata né capita una volta annunciata. È il grande dono di Dio. È Dio che ci dice che la morte ha un tempo e un limite, mentre la vita che Dio dona non ha più fine. È certo una prospettiva che non ci possiamo permettere il lusso di scartare a priori, di non considerare. Anzi, abbiamo bisogno di poter riporre la nostra fede non in qualcosa che finisce, che muore, che dura l'esistenza di un giorno, di un mese, di 100 anni, ma che, e questi sono i veri grandi sogni, non finiscono e non muoiono mai. In Cristo risorto è la nostra speranza, è la nostra gioia, è la certezza di rivedere e di ritrovare tutti coloro che ci hanno amati e che noi abbiamo amato. Diciamo insieme: liberaci, o Signore. Liberaci, o Signore. Il sepolcro che abbiamo incontrato anche nel racconto della tua morte, o Signore, non è solo una tomba. È anche una vita imprigionata, schiava del gioco o del vizio. Tutto ruota intorno a questa meschina abitudine. Aiutaci a sorgere, a risorgere, a prendere le distanze da tutto questo. Spezza le catene di questa schiavitù e rendici uomini liberi, preghiamo. Liberaci, o Signore. Anche l'alcol rende la vita più facile, le relazioni. Questo è quello che pensiamo noi, che ci siamo dentro. Abbiamo costruito amori, famiglie, in questa illusione. Però, lentamente, abbiamo rovinato tutto e tutti quelli che amiamo. Come hai fatto con le donne nel mattino di Pasqua, togli, libera il nostro cuore da questa grossa pietra. Rendici uomini veri, coraggiosi e credibili. Preghiamo. Liberaci, o Signore. Noi siamo quelli per una soluzione facile, per tutto, specialmente per i problemi, e li risolviamo a modo nostro, con una dose, una pastiglia, e tutto è più facile. Forse ne abbiamo creati di più grossi, scompaginato la nostra famiglia, l'amicizia. Soprattutto abbiamo sepolto la nostra giovinezza e la nostra vita. È un momento di vero buio. Per questo siamo a chiedere luce, coraggio, quella che tu, o Cristo, hai vissuto come la tua risurrezione. Preghiamo. Liberaci, o Signore. Questa pandemia, oltre ad aver creato morte e sofferenza a tutti i livelli e aver indebolito il mondo, ha infragilito in particolare chi ha un disagio mentale, una disabilità. Lo sguardo, gli atteggiamenti di diffidenza, di paura, creano ostacoli e muri. Manda angeli buoni, comprensivi, che ci aiutino e che aiutino i nostri genitori stanchi e soli. Aiutaci a ritrovare sorrisi e tanta comprensione. Preghiamo. Liberaci, o Signore. Preghiamo
O Signore, risorgi anche nella nostra esistenza mediocre, aprici gli occhi della fede per vedere i germogli di vita eterna, facci camminare insieme con Te, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Raccogliamo tutte le intenzioni di questa Via Crucis e insieme affidiamole con le parole di Gesù al Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Mostraci, Signore, il Tuo volto risorto, fa rifiorire nel nostro cuore la speranza, entra nella nostra vita come messaggio di speranza e di luce, fa che da amici della croce annunciamo a tutti con sincerità e trasparenza della vita che Ti abbiamo incontrato sul nostro cammino, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. A tutti grazie per questo momento, soprattutto ai testimoni che davvero ci hanno sostenuto, spronato a vivere bene anche questo tempo di Pasqua, perché ormai siamo nel Triduo Pasquale e quindi se celebriamo oggi la morte guardiamo alla risurrezione. Grazie davvero e tanto bene a tutti. Sì, dopo, dopo. Sì, 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 dop